L'Unione Europea sbarca per la prima volta a Lampedusa il giorno della visita ufficiale della commissaria agli affari interni Ylva Johansson, accompagnata dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi. L'hotspot sempre sotto pressione è stato tirato a lucido e svuotato dai migranti sbarcati nei giorni scorsi. Venerdì ne conteneva oltre 3.000, oggi sono 400, inclusi i 45 sbarcati nelle ultime ore. La presenza di Ylva qui, ed è una presenza concreta che ha visto... è stata preceduta e verrà seguita anche da atti concreti che la Commissione europea sta ponendo in essere per supportare l'Italia in questo delicato compito di essere paese di primo ingresso. La commissaria Johansson arriva a Lampedusa dopo aver visitato le Canarie e l'isola di Lesbo, i luoghi di primo ingresso. Con Piantedosi è arrivata direttamente alla struttura di Contrada Imbriacola, che dal 1° giugno è gestita dalla Croce Rossa, assicurando il massimo sostegno dell'Unione europea ai paesi più esposti. No member state should be left alone. Nessuno Stato membro deve essere lasciato solo ad affrontare questo fenomeno da solo. Se uniti, noi siamo molto, molto più forti. Il coinvolgimento delle istituzioni europee rientra nel piano del governo sui migranti, che punta a dare piena applicazione al decreto Cutro nella parte che introduce appunto le procedure accelerate di frontiera e dei rimpatri. In sostanza, per chi sbarca da paesi inseriti nella lista dei sicuri, ci sarà un esame veloce delle domande di protezione internazionale, inclusa la valutazione del giudice sulla permanenza o l'espulsione.